Ragazzi, facciamo 2-3 respiri. Finalmente siamo arrivati a casa. Ma guardate che cosa abbiamo trovato. Questa è una bestia. Buongiorno ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Questo sarà un video super interessante perché oggi siamo in partenza per Monaco. Andremo a vedere questa importante rassegna sul mondo della mobilità. In questo caso c'è anche da dire e da aggiungere che ormai la direzione è presa, in quanto le novità più importanti del Salone di Monaco riguardano la mobilità elettrica. Sono davvero curioso ed anche entusiasta di poter finalmente toccare con mano e vedere dal vivo il modello restyling di Tesla Model 3. Ho visto tanti video, ho sentito tanti pareri, ho letto tanti commenti, ma voglio farmi un'idea precisa e, diciamo, diretta di questo nuovo restyling. Onestamente, personalmente devo dire che a me piace molto anche il nuovo modello, piace anche quello che ho io attualmente. Non penso che sia diventato, diciamo, tutto d'un tratto obsoleto o comunque vecchio, perché il design comunque è sempre super futuristico. Tesla d'altronde si è abituato a fare delle auto tipo Model S, che è uscita tanti anni fa, che ancora ha una linea, quando io vedo le prime sono ancora veramente molto belle, però secondo me hanno migliorato il design. Andiamo a vedere però di persona questo nuovo modello che è stato presentato, e ci sono anche tante altre cose belle e interessanti da andare a scoprire a Monaco. Sono un po' di corsa, sono le 8:45, ho un impegno prima di partire. Non andrò a Monaco da solo, ma andrò a Monaco, ormai conoscete, con Dennis, che mi accompagnerà in questa avventura. Saranno circa 1000 km. Approfitto per ringraziare persone che hanno utilizzato il proprio link referral per ordinare la propria auto, in quanto questo viaggio lo farò totalmente con i supercharger e ho potuto riscattare dei chilometri gratuiti. Inoltre poi vi aggiornerò anche su altre cose che ho riscattato, sempre grazie naturalmente ai vostri referral, tipo pacchetto che incrementa le prestazioni. Poi vi dirò anche cosa ne penso personalmente. Insomma, ci sono tante cose belle da dirsi in questo viaggio. Bene, io nel frattempo sono arrivato dove dovevo arrivare, vado avanti con questa cosa e poi partiamo per Monaco. Ci stiamo avvicinando al supercharger di Borca. Questo sarà il primo supercharger del nostro viaggio a Monaco. Come vi dicevo poco fa, sarà un viaggio realizzato interamente con i supercharger, proprio perché grazie a voi e ai vostri link referral ho la possibilità di viaggiare appunto con i chilometri gratuiti, quindi vi ringrazio ancora. Vi avevo detto che andavo a prendere Dennis, guardate chi c'è a fianco a me. Ciao a tutti. Lui sarà la persona che mi accompagna su al EAA di Monaco 2023. Cosa ti aspetti, Dennis, da questa rassegna, che è importante quest'anno perché ci sono tante novità? Macchine elettriche sicuramente, tante, perché insomma verranno presentate anche quelle di fascia medio-bassa, parecchie, quindi del BID, BID. Però insomma iniziamo a fare sul serio, e poi tutte le altre presentazioni di macchine full electric degli altri brand non minori. Io non vorrei essere di parte, ma io da lì sono leggermente curioso di toccare e finalmente vedere con mano la nuova Tesla Model 3 Restyling, perché ho visto tanti video, ho letto tanti commenti, ho sentito tante cose, ma io voglio vederla di persona. E quindi parte del video sarà dedicato sicuramente a lei, che è la protagonista, anche perché chi mi segue nel canale sa che bene o male parliamo quasi totalmente di Tesla. Quindi andiamo a vederla di persona, vi darò così finalmente anche la mia opinione, non per sentito dire, ma perché finalmente la posso finalmente toccare e vedere, perché deve essere abbastanza diverso poterla vedere dal vivo, almeno io ho bisogno di vederla dal vivo per valutarla. E toccarla. E toccarla. Soprattutto. Volevo dirvi che la batteria ha iniziato il riscaldamento 5 minuti prima dell'arrivo supercharger, quindi oggi abbiamo una temperatura di 24 gradi, probabilmente gli basta poco, e noi fra poco arriviamo e vi faccio vedere il supercharger di Borca per chi non lo conosce, e poi vediamo appunto la ricarica, velocità e quant'altro. Non è proprio super comoda la posizione, nel senso che bisogna uscire dalla provinciale, dalla statale, e poi con un paio di giravoltole si arriva qui sotto questo hotel. C'è il supercharger che oggi è praticamente deserto. E noi ci posizioniamo e iniziamo la nostra ricarica, magari ci mangiamo anche il nostro panino? Direi di sì. Dai. Bene, 12:24, siamo a Borca di Cadore, tempo previsto 25 minuti, prossima ricarica in Austria. Eccola qua, la lucetta verde, e vediamo adesso la velocità di ricarica. Una cosa è certa però, che chi si ferma qua a ricaricare ha anche un bel panorama, perché allora, a parte che adesso stiamo andando a 134 kW, non mi sembra che la velocità aumenti, ma guardate che cosa vedete di fronte a voi, e poi se scendete avete anche comunque una bella cornice, sempre fatta di montagne e di boschi. Bene, da Borca adesso è tutto, vi aggiorno a fine ricarica.
Andiamo a vedere la carica sufficiente per continuare il viaggio. Andiamo a vedere che percentuale siamo. 73%, 20,07€, 50 kW caricati. Prezzo medio, prezzo 0,44€ al kilowatt. Bene, andiamo a interrompere la ricarica perché non stiamo qui a perdere tempo. In teoria la sessione non dovrebbe essere debitata perché ho appunto i chilometri gratuiti. Bene ragazzi, stacco la macchina e ripartiamo. Prossima ricarica, come vi dicevo, sarà al supercharger di Langkampfen. Partiamo. Cambio di programma, ci fermiamo in Brennero proprio perché dobbiamo prendere la vignetta che mi ero dimenticato, quindi approfittiamo, andiamo a mettere la macchina di carica, caffettino e prendiamo la vignetta. Qui vedo che hanno lasciato i connettori per aria, speriamo che funzioni, vediamo. Oh, mi sembra che sia danneggiato questo connettore, vediamo se va. Sì, funziona lo stesso. Andiamo a vedere, allora un attimino. Abbiamo il 41%, 15,13. Velocità sta salendo un pochino, 124, 125, va bene, non importa. Adesso andiamo dentro, tanto con calma, andiamo a prenderci la nostra vignetta e soprattutto andiamo a bere un caffettino. Vedo che davanti c'è un'altra postazione di ricarica. Ci sono altri stalli di altri operatori, probabilmente appunto hanno deciso di posizionarsi qui davanti al supercharger per una questione proprio di praticità, di comodità. Recuperate la vignetta, 9,90€ per 10 giorni. Guardate che bello spazio che c'è in questa stazione di servizio. Mi sembra che ve l'avevo già fatto vedere in qualche video, però sembra bello anche riproporlo. Tra l'altro oggi mi è arrivato finalmente l'accessorio molto in ritardo che vi porterò sul canale, che riguarda appunto i sedili ventilati. Penso sia un accessorio utile, spero funzioni bene, visto considerato che comunque non ho intenzione di cambiare la mia Model 3 ancora per un bel periodo, quindi arriverà il video con l'accessorio, la prova di questo accessorio che riguarda appunto i sedili ventilati. È una cover che si appunto può montare all'interno di questo sistema di ventilazione, ma arriverà come un video separato ad hoc. Bene, adesso bevuto il caffè, rinfrescato in bagno, andiamo verso l'auto e vediamo quanto mancherà la ricarica. Sicuramente non mancherà tantissimo. A dire il vero saremo già pronti per ripartire, ma tempo di attaccare la vignetta sul vetro e poi si parte. Possiamo tranquillamente interrompere la ricarica, non ci siamo neanche accorti, vero Danny? Siamo arrivati, abbiamo fatto veramente il giro caffè, bagno, la macchina è già pronta per ripartire, siamo al 74%, 15,29 e arriveremo in hotel col 41%, quindi andiamo subito a interrompere la ricarica. E ecco qui, ad esempio, il costo della sessione non me l'ha debitato. Io non so ragazzi se quello di prima invece me l'hanno debitato, ve lo farò sapere. Prestiamo la ricarica, sblocchiamo lo sportello e partiamo. Allora vedo che c'è una Tesla, penso sia abbastanza familiare, in quanto guardate ragazzi quante biciclette viaggiano su questa macchina dietro. Ce ne sono 1, 2, 3, 4. Bravo amico mio, che ti porti la famiglia a spasso con la tua Tesla e le vostre belle biciclette. Autobahn. Guardate che luce ci accoglie a Monaco. Andiamo adesso a parcheggiare l'auto e poi direttamente in hotel. Ne approfittiamo al volo per fare il bilancio del viaggio di ieri che non abbiamo più fatto. Allora, guardate, ieri abbiamo percorso 443 km con 66 kWh e un'energia media di 149 Wh per chilometro. Devo dire, dai, dei dati interessanti per quanto riguarda appunto il consumo, molto molto efficiente la macchina. Bene, recupero un berretto e si parte. Allora, vi do i prezzi di benzina e gasolio a Monaco. Lo so, il canale che parla di elettrico c'è dei prezzi di benzina e gasolio. Vabbè ragazzi, è per avere una percezione sempre dei costi di gestione sia di un veicolo che dell'altro. Allora, abbiamo praticamente qui la tabella dei prezzi: diesel 1,78,9, benzina verde 1,88 e poi abbiamo le varie declinazioni, super plus e quant'altro. Comunque insomma, più o meno siamo allineati anche i prezzi che abbiamo noi in Italia, se non ricordo male.
da qui parte la nostra esplorazione per questa rassegna. Vediamo di trovare il primo punto di interesse, vero punto di interesse, dove ci sono le auto esposte. Eccoci, finalmente siamo entrati nello stand di BMW. Qui sono tante le novità, a partire da questa versione completamente elettrica della BMW serie 5, completamente elettrica. Quest'auto ha un motore trazione posteriore ed è appunto l'inizio per questa serie di un approccio alla mobilità completamente elettrica. Proviamo a salire su questa BMW i5 di nuova concezione, insomma, con questa motorizzazione elettrica. Beh ragazzi, è sempre bello comunque l'interno, è super curato, è super high tech. Devo dire la verità, insomma, qualità tedesca c'è, si vede e si percepisce in ogni dettaglio di questa macchina. Probabilmente per BMW il futuro non è solamente elettrico, perché porta a questa rassegna un SUV, il BMW iX e xDrive 50, con tecnologia a idrogeno, prodotto in meno di 100 esemplari, ed è proprio un esercizio di stile per far capire che comunque questo brand è attento anche ad altre forme di mobilità. Quindi diciamo BMW attenta comunque a guardarsi intorno, non esiste solo l'elettrico, è importante, sicuramente una fetta importante, ma non è tutto per quanto riguarda appunto questo brand. Diciamo che noto comunque un'influenza di Tesla in tutti questi nuovi veicoli di nuova concezione. Un rapido sguardo anche alla BMW X1, che è la versione comunque elettrica, che è insomma una batteria da 66 kW. Allora, finalmente vedo i due modelli progettati proprio dall'inizio per essere elettrici, che sono la nuova Mini Countryman e la Mini Cooper. Andiamo a scoprirli insieme nel design e poi, insomma, dati tecnici, ragazzi, li reperite un po' dappertutto, però è importante capire la tendenza di questi brand, insomma, che sono importanti e che ormai stanno parlando solamente di elettrico. Può piacere o no il design, a me piace molto. È chiaro, insomma, che questa è un'auto proprio che viene concepita da zero per essere elettrica. E ormai quasi vicino a tutte le auto che vediamo qui c'è la wallbox per poter fare la ricarica. Hanno pensato a tutto. Auto che ha un'autonomia in ciclo WLTP di 433 km. Diciamo anche una cosa importante, che è vero che questo è l'inizio di una gamma completamente elettrica per queste auto qui, ma non spariranno i motori endotermici. Questa è una cosa che voglio sottolineare proprio perché BMW è attenta a fornire comunque a una serie, diciamo, di segmenti la motorizzazione che preferiscono. Andiamo adesso a scoprire la Mini Cooper, che è una macchina a me molto cara, anche perché io l'ho avuta per un periodo, e devo dire è una delle macchine che preferisco in assoluto anche a livello di design. Ragazzi, è splendida. Ah, ecco, scopro per la prima volta la parte posteriore dell'auto. Sembra un po' una Clio, però, a dire il vero, da qui, eh? Sì. Il frontale non è cambiato molto, a dire il vero, è sempre contraddistinto dai due fari ovali rotondi caratteristici, però insomma si vede che ha ricevuto un restyling importante, e soprattutto la tendenza minimalista si conferma anche qui. Ecco ragazzi, il guanto di sfida che BMW lancia a Tesla si chiama New Class, ed è questa nuova famiglia di veicoli elettrici che nascerà a partire dal 2025, molto più efficiente dei veicoli di BMW elettrici di oggi. Ecco ragazzi, la particolarità di questa vettura è che cambia colore, cambia proprio la superficie, presentando motivi grafici e colori diversi, ed è una tecnologia di cui ho letto e adesso vedo per la prima volta dal vivo. Annuncio di qualche giorno fa che il brand Seat lascerà spazio al nuovo brand Cupra per quanto riguarda le auto elettriche, e siamo qui nel nuovo stand, appunto qui il IAA 2023. Devo dire che già a partire dall'esterno è veramente accattivante, no? Mi piace questo stile che hanno dato, moderno, al tutto. Thank you.
Ed eccoci arrivati in casa Mercedes. Andiamo a vedere cosa propone Mercedes come modelli e soprattutto andiamo a vedere quali sono le novità che appunto vengono presentate oggi. Appena usciti dallo stand Mercedes, beh, che dire, uno stand veramente importante, forse uno dei più grandi visti fino ad oggi, fino adesso qui a Monaco. Devo dire insomma che la direzione anche qui mi sembra abbastanza chiara. Voi cosa ne pensate? Magari commentate qui e commentate se avete qualcosa di interessante da dire, non per, come sempre, magari offendere o comunque denigrare o negare quella che sta diventando la nostra realtà, mobilità elettrica per tutti. Stiamo attraversando un settore di questa rassegna che parla di mobilità elettrica, ma non automobili, ma bensì biciclette, comunque mezzi alternativi per la mobilità urbana. Anche questo naturalmente è un settore in fermento e ci sono anche qui tante novità. Naturalmente io non tratterò insomma di queste novità, di questi argomenti, perché appunto il canale parla di auto. Anche Volkswagen naturalmente è presente con i suoi modelli ormai conosciuti, i D-Bus. Modello riuscitissimo, davvero molto bello, il D7, non l'avevo mai visto dal vivo, una berlina abbastanza generosa dalle dimensioni importanti che va diciamo a completare la gamma già, diciamo, già avviata con i D3 e i D4. Questo è un D5 GTX. E poi abbiamo l'ID GT, che è uno dei primi modelli su base ID2, dove Volkswagen punta un po' più alla performance e alla linea sportiva. Appena entrati in casa Renault, qui la grande novità è il modello di Scenic completamente elettrico. Eccoci arrivati in casa BYD. Qui la grande novità è la presentazione di un modello compatto. Qui c'è la BYD Seal, questa l'avevamo vista al salone di Monza, se vi ricordate. Qui abbiamo la Dolphin, che è più compatta, e qui invece abbiamo il modello che si chiama Han, che è una berlina alla fine. Praticamente sì, questa è diretta competitor della Model 3. Queste sono le cinesi che dovrebbero poi invadere il nostro mercato, perché hanno ottimo rapporto qualità-prezzo e insomma sono dei prodotti che si dice funzionino anche molto bene. Anche se compatta dietro, devo dire, non mi sembra proprio così stretta, merito anche della mancanza del tunnel centrale. Modello A, probabilmente, viste le dimensioni, è un competitor per quanto riguarda Model S, non Model 3, perché è veramente grande, cioè è una miraglia molto importante, quindi il segmento deve essere quello di Model S. Ecco ragazzi, scendiamo a bordo di questa ammiraglia per vedere un po' come sono le finiture. Devo dire che insomma, come si capiva già stando dall'esterno, comunque è una macchina di un certo prestigio. Beh, devo dire insomma, abitacolo lussuoso, belle finiture, sedili ventilati, che sì, quando si è aperta la porta il sedile si è spostato per agevolare l'entrata, insomma finiture belle, belle. Continua lo stand sempre di BYD con questo modello CLU. Devo dire che è un marchio che sono un po' combattuto, non riesco a capire se mi piace o non mi piace, nel senso che c'è qualità su alcuni modelli, si percepisce proprio la qualità degli interni, quindi insomma, però forse, non lo so ragazzi, a voi piace, cosa ne pensate? Magari me lo fate sapere nei commenti. Diciamo che a questo brand manca forse un po' di maturità, insomma un brand nuovo, oppure noi, magari da italiani, non lo so, abbiamo bisogno di linee un pochettino più raffinate, è un po', non voglio dire pacchiano, però insomma pieno, cioè, c'è tanta roba da decifrare per l'occhio e quindi non lo so ragazzi, fatemi sapere. Benvenuti in casa Opel, qui c'è la mitica Astra ST Electric, quindi
un modello nuovo che Opel porta qui a Monaco, e devo dire insomma che, come nella tradizione Opel, che ha sempre fatto macchine di buona qualità, si apprezza il design e anche l'interno, insomma, un pochettino più razionale rispetto a quelli che abbiamo visto fino adesso. Qui un altro concept sempre di Opel. Sono sempre affascinanti questi concept, però ad oggi effettivamente l'unica azienda che è riuscita a portare un concept su strada è Tesla con il Cybertruck. Eccoci al cospetto di uno dei brand che a me piace di più in assoluto, che è Smart. Qui presentano due anteprime mondiali, Smart 1, naturalmente modelli di auto completamente elettrici e sempre comunque con dei design iconici. Questa è la versione Brabus, quindi la versione quella un pochettino più bella, ma guardate che linea, davvero bella. E qui abbiamo invece l'altro modello, Smart 3, che è un SUV sempre compatto, delle prestazioni però anche qui importanti, totalmente elettrica, e comunque un'auto che ha sempre un design davvero davvero bello. Ma anche le moto parlano e guardano il futuro con la mobilità elettrica. E finalmente, ragazzi, siamo arrivati, per me, nella zona, nel settore più interessante della rassegna. Beh, qui siamo in casa Ford, qui c'è il Mach-E Rally, la versione rally, giallo, con le ruote bianche, sì dai, in versione racing. Andiamo un po' a curiosare in questo stand. Qui invece c'è qualcosa di storico. D'altronde Ford è un po' la storia dell'automobile. Questa è una bestia, guardate che dimensioni ha questo pick up, totalmente elettrico. E devo dire insomma che anche qui vedere il vano motore anteriore completamente vuoto fa comunque sempre impressione, anche se ormai ci sono abituato, perché appunto i miei Tesla Model 3 come le vostre sono completamente vuote, ma devo dire che fa impressione, dimensioni fuori di testa, guardate che sarà 5 metri, forse di più. Ragazzi, facciamo 2-3 respiri, ci concentriamo perché è un momento importante. Finalmente siamo arrivati a casa. Andiamo a vedere finalmente e a toccare con mano Tesla Model 3 Restyling. Eccola qui. Beh, devo dire che dal vivo l'impatto è sicuramente migliore che dei rendering o comunque delle foto che sono circolate in rete fino ad oggi, e devo dire che a me personalmente piace tantissimo. Anche il nuovo frontale trovo che non abbia perso assolutamente di personalità, anzi lo trovo ancora più accattivante dei nostri modelli. Quindi ragazzi, per me Tesla è sulla strada giusta, hanno fatto una scelta stilistica che mi piace un sacco, soprattutto da questa angolazione la macchina è veramente bella. Personalmente trovo una linea più elegante, più affusolata, anche più sportiva, e forse ha un po' meno personalità rispetto all'altra, però vista dal vivo è veramente bella, a me piace tantissimo. Tu cosa ne pensi, Dennis? Molto bella, questo design un pochino più tagliente sul frontale la rende un po' più aggressiva. Sì, l'hanno resa anche più simile a quella che è poi il modello del Roadster e anche alla classe S, quindi la tendenza ad avere questi proiettori, questi fanali anteriori un pochino più affusolati, e secondo me gli danno un aspetto più elegante, più premium ancora se vogliamo. E devo dire che a me piace veramente tanto, visto dal vivo, volevo vederlo dal vivo per esprimere un mio giudizio. Adesso cercherò di avvicinarmi, di entrare all'interno. Una delle novità è sicuramente il doppio vetro posteriore, ben visibile, e poi il display posteriore. Allora, mi sono seduto poche volte come passeggero in quest'auto, devo dire insomma che è molto comoda. Andiamo a vedere il display. Qua c'è la possibilità di gestire la parte di riscaldamento dei sedili, la parte di climatizzazione, ma non solo. C'è anche una parte in
infotainment, dove appunto si può decidere di guardare un video su YouTube, un film su Netflix, ancora sulla piattaforma Disney Plus. Tutto questo, ragazzi, sì, questo lo vedo uno degli upgrade forse meno importanti per me che guido l'auto, magari per chi è dietro è sicuramente un qualcosa in più che migliora il comfort di viaggio, ma adesso vorrei arrivare a sedermi davanti per vedere il nuovo, la nuova, insomma, comunque la postazione di guida aggiornata. Ecco ragazzi, finalmente è arrivato il mio turno per montare a bordo di questa nuova Tesla Model 3 Restyling. Sono tante anche le novità all'interno, tante, insomma, c'è il nuovo volante. A me piace molto anche il design di questo nuovo volante. Devo dire che non capisco le critiche che sono state fatte a questa nuova Tesla Model 3 Restyling. Per me è tutto in linea e devo dire che sono cambiati anche i materiali, soprattutto questa parte qui è molto più ricercata, adesso più raffinata. Mi piace davvero, non so se farei il cambio in quanto ci sono delle differenze, ma non sono poi così sostanziali. La macchina si vede che è un restyling, quindi è più moderna e ha un impatto sicuramente piacevole alla vista, però non so se giustifica il fatto di fare il passaggio. Ecco, la cosa che veramente mi piacerebbe avere sui sedili ventilati, e quello è un dettaglio non da poco, soprattutto nel periodo estivo con questi caldi. Comunque, bella, purtroppo non si percepisce molto l'effetto della luce ambientale. Oggi siamo in pieno giorno e quindi questa cosa non si può vedere, però per quanto riguarda anche il volante, mi piace anche questa forma un po' schiacciata, che ricorda forse un po' il volante delle Audi, un po' più sportivo. E l'altra cosa che mi incuriosiva era vedere il display con la cornice un pochettino più sottile. Anche questa cosa qui si percepisce fino ad un certo punto. Andiamo a vedere la visione delle telecamere. Queste sì, sembrano avere una maggiore qualità, quindi naturalmente è un vantaggio. Vedo che qui adesso stanno chiudendo il portellone, quindi si vede forse un po' meglio anche quello che intendevo dire. Ragazzi, adesso io lascio naturalmente spazio anche agli altri. Ecco, noto, spariscono le leve, le frecce sono state spostate qui sul volante. Penso che anche qui è una cosa di cui ci si possa fare l'abitudine e non penso sia una grande mancanza. Lavorano sempre per avere un design sempre più pulito e sicuramente sempre più minimalista. Questa è una direzione che a me piace molto. Altro modello presente qui a Monaco, Tesla Model Y, nella versione sembrerebbe performance, colore grigio. Insomma, anche questa macchina ha bisogno di poche presentazioni, la conosciamo bene. Mi piace anche la colorazione grigia, questo argento, questo grigio non è male. Lo preferisco sicuramente al nero, perché il nero secondo me spegne un po' e va a togliere quella che è tutta la parte, diciamo, delle linee della macchina. Guardate come risalta bene con questo colore. Bellissima la Fibia texana. E ragazzi, inaspettato, non pensavo di trovare anche un prototipo, un modello, non lo so adesso cosa sia. In realtà non penso sia proprio il definitivo, però Tesla Bot notevole. Lasciamo anche lo stand Tesla. Devo dire, uno stand equilibrato, non troppo grande, però ha dentro delle belle chicche, tra cui appunto il Tesla Bot e il restyling di Model 3. È bello trafficato però, ragazzi, vi assicuro io, c'è tanta gente che lo affolla. Qui c'è anche lo stand di una nostra vecchia conoscenza, che è Lucid. Sappiamo che fanno auto di un certo calibro, quindi auto di un segmento alto, di lusso. Però ho letto anche che probabilmente uscirà anche una berlina che dovrebbe andare sempre in concorrenza ormai con il riferimento di settore, che è Tesla Model 3. Guardate che cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato una capsula, non so se è un simulatore o una capsula semplice, di Hyperloop, che è il progetto a cui lavora appunto sempre Elon Musk, e che si parla appunto di mobilità iperveloce, che sfrutta appunto dei tunnel dove viaggiano queste capsule ad altissima velocità. Comunque, ragazzi, si respira un'aria di futuro che è impressionante qui, no? Ci sono tante novità che sono veramente, c'è un'energia bella, positiva, che arriva e che ci fa capire che il mondo sta veramente prendendo una direzione
anche più green, vogliamo dire così, nel senso che è bello anche pensare che tutti questi veicoli elettrici poi contribuiscono ad avere un inquinamento minore. Per quanto se ne voglio dire, ci sono tanti studi anche di tante università blasonate che lo dimostrano, e non è faccio una questione proprio solo per quanto riguarda appunto l'impatto ambientale, ma poi sono anche veicoli che sono più piacevoli da guidare, più performanti, quindi diciamo sono il progresso, sono l'evoluzione della mobilità, diciamo, endotermica. Bene ragazzi, siamo nello stand di Rimac e qui ci sono auto sportive. Sono curioso di vedere l'auto che c'è qui all'interno di questo stand. Eccoci all'interno del stand. Questo è il modello Nevra. Guardate, è veramente bella. Xpeng presenta questo grande SUV elettrico bimotore, marchio cinese, che si presenta appunto con il modello G9. Arrivati finalmente nella zona che riguarda Porsche e Audi, anche qui ci sono delle novità, soprattutto in casa Audi, ma anche in casa Porsche. Andiamo a vedere di che cosa si tratta e qui ragazzi si chiude il video, perché è un video lungo, ci sono stati tanti contenuti, tanti interessanti, tante novità, però capisco insomma che ci siano anche tanti minuti di visione e spero che siate arrivati fino a qui. Audi comunque si presenta con vetture in prima fila, parliamo sempre di elettrico, Q4 e-tron, Q8 e-tron, se non ricordo male la Q8 è stata profondamente rinnovata negli interni, quindi una importante rivisitazione per quello che riguarda tutta la parte dell'interior dell'auto. Buongiorno ragazzi, ci siamo appena svegliati e siamo pronti per rientrare in Italia. Viaggio di rientro circa 450 km, però faremo un itinerario diverso da quello dell'andata e adesso saltiamo su in macchina e cerchiamo un supercharger, facciamo colazione e poi vi racconto la strada per il ritorno. 10:25, 12% di batteria, 24 gradi. Andiamo subito a mettere la macchina in ricarica. Bene, ricarica partita. Intanto riusciamo a raggiungere. Ricarica sufficiente, 88%, 11:05. Partiamo e torniamo verso la nostra cara Italia. Bene ragazzi, siamo arrivati, è stata una giornata lunga, sono le 5:30, siamo partiti questa mattina alle 8:30 e abbiamo fatto una strada molto lunga, ci abbiamo messo tanto tempo anche se il chilometraggio non è alto. Allora, dati di questo viaggio, chilometraggio totale 860 km, energia totale 121 kWh e energia media 141 wattora per chilometro. È stato un viaggio dove il consumo non è elevatissimo, avete visto, proprio perché abbiamo fatto praticamente il ritorno quasi tutto su strade urbane, non abbiamo fatto autostrada. Penso che il software di Tesla mi abbia guidato attraverso questa strada perché c'era molto traffico in autostrada, quindi per evitare code. Io adesso vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, vi invito ad iscrivervi al canale perché arriveranno i video del nuovo viaggio che ho fatto negli Stati Uniti, quindi insomma iscrivetevi perché sono interessanti, fatti sempre con una Tesla Model 3 Long Range, lì ne sono successe di tutti i colori, vedrete, e quindi iscrivetevi perché ci sarà da divertirsi. Grazie ancora, ci vediamo naturalmente in un prossimo video, alla prossima!